La tradizione del Carnevale Morto si ripete anche quest'anno, una tradizione che a Montorio è viva dalla metà degli anni 20, grazie a un gruppo di studenti montoriesi universitari che andavano a Napoli e probabilmente avevano visto questa tradizione farsi in qualche paesino della Campania o addirittura, se non dell'entroterra, teramano. Riportarono questa tradizione comunque a Montorio per colpire il regime fascista dell'epoca, portando in processione il carnevale su un asino che impartendo le benedizioni con un pesce di baccalà. Questa tradizione poi nel corso degli anni è mutata, è diventata una vera e propria processione funeraria dove il carnevale è interpretato da una persona in carne ed ossa ed è questo un unicum a livello nazionale, perché solo a Montorio il carnevale viene interpretato da un uomo vero e vivo e vegeto e non da un fantoccio. E soprattutto, altra particolarità del nostro carnevale è che si festeggia il primo giorno di Quaresima, quando in tutta Italia il carnevale è finito già da un giorno. Questo è stato anche motivo dissacrante per prendere in giro un po' anche la tradizione, per prendere in giro non la religione ma la il festeggiare, cioè diciamo il dissacrare la morte e la tradizione dei riti funebri del nostro centro-sud. Negli anni 50-60 poi le satire che erano parte integrante della cosa, della processione, hanno fatto in modo di far passare qualche guaio ai nostri predecessori. Oggi le satire invece raccontano fatti accaduti non solo a Montorio ma anche a livello nazionale, e quindi quest'anno sicuramente tra le satire ci sarà un piccolo ricordo sia dei terremoti che ci hanno massacrato dal 24 di agosto che della neve che è stato l'ultimo disagio in termini di tempo a gennaio.